Buongiorno a tutti, sono a Granada. Ieri dopo la fine del turno mi sono fatto circa 250 km. Purtroppo il tempo era brutto, pioveva, c'era vento forte e anche oggi il tempo non è dei migliori. Però sono di riposo, quindi ne volevo approfittare per girare la città. Questo perché nei prossimi giorni sarò di nuovo di turno di notte e mi sarà un po' difficile muovermi. Quindi tra oggi e domani volevo vedere bene la città e capire cosa offre. Quindi ora mi preparo il pranzo, poi cerchiamo di capire come arrivare in certa città. A dopo. Che poi ho appena scoperto che questo quartiere di cui sto mostrando le foto e dove sto camminando si chiama Sacromonte e è molto famoso qui in Granada perché è il quartiere dei Gitani, cioè tantissimo tempo fa venne occupato dai Rom spagnoli e da qui che infatti nacque il flamenco. Infatti sono molto frequenti spettacoli di questo genere di danza. Ora infatti volevo anche capire se era possibile vedere uno spettacolo dal vivo e sto cercando di informarmi, intanto però mi sposto verso il centro. Il primo monumento che vi porto a visitare si chiama Generalife in spagnolo. È questo palazzo che vedete qui dietro. Visita finita, ho prenotato uno spettacolo di flamenco per questa sera alle 7:30, quindi nel frattempo mi faccio un giro al centro. Ho notato che c'è Zara 1. E se ricordate, prima di partire dovevo comprare il coprimaterasso per il letto sopra, che tra l'altro ancora non ho utilizzato. Quindi ora provo a vedere se ce l'hanno, in caso lo prendo qui. Stai sopra, vale. Scoperto che in spagnolo si chiama funda de colchon. Okay. Questo lo tengo, vale. Poi tengo vezze de fido. Vale. Tengo in vezze. In rosa. Sabana? Questa è Sabana. Sì. Oh, vale, ok, grazie. Coprimaterasso e lenzuolo preso. Ora vi porto a far vedere il mercato arabo che c'è qui a Granada. Anche per cominciare a piovere, vi dico la verità, pensavo meglio e invece si vede che una volta era molto bello, ora mi sembra abbastanza turistico, più che altro perché sono stato in quello in Turchia, Istanbul, e è stato fuori di testa, veramente bello, niente a confronto con questo. Ora mi manca la cattedrale da vedere e poi in teoria ho fatto il giro principale di Granada, quindi poi aspetterò alle 7:30 per andare a vedere lo spettacolo di flamenco. Ana, va dal comienzo il nuestro spettacolo. Hacemos un flamenco tradicional de aproximadamente una hora de duración. Sentirà nel video, ma è vietato fare i ripresi durante lo spettacolo, ma solo dopo l'inchino. Infatti le scene che vedete sono quelle che naturalmente si possono registrare. Veramente molto bello lo spettacolo, io sinceramente non avevo mai assistito e essendo comunque una cosa tipica, secondo me era da fare, anzi per chiunque verrà qui sia a Granada che in Spagna e avrà la possibilità di vederlo, ve lo straconsiglio. Ora ritorno al van, più che altro perché devo dare una sistemata.
Eccoci qua, cena fatta. Ora devo montare il coprimaterasso e aprire tutto quanto. Non mi va per niente, però sono obbligato a farlo perché se non vanno bene domani posso riportarglieli. Quindi ora tirerò su, penso per la prima volta in video, il tetto a soffietto e proverò a montarli. Ora salirò sul letto perché la scala ce l'ho dietro e proverò a infilarmi. E con la scusa vi faccio vedere anche il tetto a soffietto. Purtroppo la tenda invernale è veramente scomoda, sia da tirare su che soprattutto da tirare giù. Infatti non ci ho ancora mai dormito sopra. Ma si spinge. Ok. Ora, senza uccidermi, dovrei salire qui sopra. Ci proviamo. Mi viene un po' da ridere perché ora voglio capire come farvi vedere come io salgo sopra, ma più che altro non voglio morire, però la prima cosa è questi li buttiamo qui sopra. Poi, in teoria, un piede qua l'ho già fatto, comunque ora è difficile farlo con la videocamera. In teoria qui, ecco, sono già sopra, qui ci dovrebbe essere la scaletta. Però sta dietro e non mi va di uscire, comunque in teoria sono già arrivato. Dovrei avere anche la luce, però ora non ci arrivo. Comunque, fortunatamente io sono molto allenato, quindi riesco. E così, i piedi lì, e in teoria sono salito. Ok. Ok, luce 1 e ora luce 2. Perfetto. Come vedete, il materasso è questo. Il letto è gigante. Qui si vede fuori. Ora è purtroppo è notte, quindi non si vede bene. Comunque la visuale è su fuori, questa qui che è chiusa. Qui abbiamo proprio la zanzariera, vedete? Come vi dicevo, la tenda è quella invernale. Infatti è molto spessa, però non ci ho mai dormito. Ad ogni modo, l'unica cosa che un pochino mi spaventa è il buco qui, perché non ci sono paradie. Quindi disgraziatamente la notte ti muovi, credo che se caschi da qui sei quasi morto. Anche questo qui è molto figo. Questo si apre. Vedete, c'è la strada. Immaginatevi a dormire così vista mare. Ora non siamo qui per fare la spiegazione, quella la farò in un video apposta, quindi è ora di montare il coprimaterasso. Il materasso è super sottile, però non si può fare altro perché altrimenti non si chiude. Ad occhio e croce va bene. Ho veramente paura di farmi male. Nulla, purtroppo sembra un po' piccolo. Ora sto vedendo sul sito di Zara Home, nel caso domani provo a cambiarlo, altrimenti mi adatto. Comunque, ad ogni modo, io me ne vado a letto, che domani ho da fare un po' di cose sempre qui a Granada e poi sicuramente mi sposterò in un altro posto molto figo. Quindi buonanotte a tutti e al prossimo video.